Allora, dunque, stasera noi dovevamo avere una puntata con Edoardo, che non sentiamo da un po' di tempo, è stato anche un po' lontano da Twitter, però ultimamente invece è rientrato scrivendo dei thread, degli articoli molto interessanti, e quindi volevamo fare un po' la panoramica su quegli articoli che erano chiaramente focalizzati sull'argomento di ieri, che era la guerra in Ucraina, in cui in questo passaggio in cui siamo alle porte dell'autunno, si possono cominciare a tirare alcune somme, perlomeno sulla controffensiva. Alessandro, mutati per favore, che si sente il respiro. Grazie. L'avevamo anche annunciata la settimana scorsa, però ovviamente diciamo, l'attualità, occupandoci noi spesso di tentare insieme a voi di approfondire temi di politica internazionale, l'attualità chiaramente ci richiama invece a parlare di Israele. Noi con Edoardo cioè, dialoghiamo sempre con grandissimo piacere, siamo contentissimi di averti qui e quindi ho detto vieni a dialogare con noi su questo tema e magari giovedì ci sentiamo per invece su quella puntata che avevamo pensato di fare sul discorso, diciamo, della guerra in Ucraina. E io vorrei, se siete d'accordo, iniziare a raccontare quello che è successo negli ultimi 2 giorni in Palestina, partendo dai fatti e quindi, insomma, proprio, stando un pochino lì, almeno all'inizio sulla cronaca, e poi, se possibile, se vi va, attraverso le domande, insomma, un giro un po' delle vostre opinioni, più giri delle vostre opinioni abbastanza rapidi, cercare di affrontare l'argomento in maniera prismatica, cioè cercando di vederlo dalle diverse angolazioni, perché è vero che chiaramente questo è l'ennesimo atto, anche un po' stupefacente, perché nessuno se lo aspettava in questi termini, di un conflitto che è in piedi da 70 anni. Però sì, non possiamo far finta neanche di vedere che questo si innesca comunque in una prospettiva di instabilità internazionale, di guerra mondiale a pezzi, che gli dà anche un'altra dimensione, un'altra profondità, se non altro non perché ne sia necessariamente figlio o un pezzo di quella guerra mondiale, ma inevitabilmente per l'importanza e la centralità che ha, riverbera poi su tanti attori geopolitici, no? Che sono soprattutto nell'area medio orientale, ma come sappiamo bene anche su altri continenti. E quindi io volevo chiedere a Edoardo se ti va di raccontarci un po', per quello che hai avuto modo di vedere tu, come si è sviluppata questa offensiva militare da parte prevalentemente di Hamas, quindi diciamo, scusate, dirò delle cose banali, però non è detto, non sempre tutti seguono tutto, no? Quindi Hamas è una formazione, diciamo, reazionaria, ideologicamente reazionaria e islamista, che ha sostanzialmente preso negli anni, negli ultimi 20 anni, il monopolio un po' politico nella striscia di Gaza. Hamas, che invece non ha lo stesso tipo di presenza, ad esempio, nel West Bank. Poi figure, poi preciserai tutto, ma insomma è giusto per collocarlo. E diciamo, per quanto ci sia la solidarietà e la presenza anche armata di altri gruppi palestinesi esterni ad Hamas e esterni a Gaza, diciamo, l'offensiva, quella che ha stupito tutti, è partita da Gaza ed è partita prevalentemente dalle formazioni dei bracci militari di Hamas. E quindi, e questa è la prima volta, non so da quando, forse da sempre, che questa offensiva è riuscita a penetrare relativamente in profondità all'interno dei territori che qualcuno ha detto israeliani, ma in realtà quelli immediatamente esterni a Gaza sono territori palestinesi occupati da Israele per la maggior parte, almeno se stiamo insomma alle mappe del 67, per non parlare poi di quelle del 48, di quelle precedenti. E quindi Edoardo, che cosa è successo? Che tipo di operazione militare ha fatto Hamas o comunque hanno fatto la resistenza palestinese, diciamo le milizie palestinesi? Sì, diciamo che il mio commento è prevalentemente militare, devo dire che da quel punto di vista, da questo punto di vista è un po' un'eccezione, un'eccezionalità questa operazione che hanno portato avanti le milizie di Hamas, le milizie palestinesi, prevalentemente di Hamas, che poi ho visto ce ne sono anche di altri gruppi.
fondamentalmente si tratta di un assalto su scala direi molto ampia, se consideriamo il fatto che non sono organismi statali, e un assalto portato avanti da unità di fanteria leggera in gergo militare. Quindi fanteria leggera non vuol dire per forza che sia fanteria male armata, ma fanteria senza fondamentalmente veicoli, armi pesanti, artiglierie pesanti. La vera diciamo la vera novità di questo attacco palestinese risiede nel fatto che anzitutto abbiamo visto ha riscosso successo notevole dal punto di vista militare, cioè l'avere sfondato e infiltrato il confine praticamente su numerosi, in numerosi punti e aver addirittura penetrato in profondità nel territorio occupato dagli israeliani e essere riusciti a penetrare in basi militari, a catturare veicoli, veicoli militari, carri armati, blindati per il trasporto della fanteria, praticamente catturarli quasi in alcuni casi senza alcuna reazione per la velocità con cui sono state portate avanti queste operazioni. E poi l'abbiamo visto anche l'avere inflitto gravissime perdite sia ai militari ma soprattutto alla popolazione civile, nelle strade, aver preso ostaggi. Ecco, questa, come è stato possibile tutto ciò fondamentalmente? Come è possibile che uno dei confini che si vuole più protetti del mondo, probabilmente più sorvegliati, sia stato bucato? È una bella domanda che chiaramente è un po' presto per rispondere in maniera un po' di certezza. Però sono già emerse più, diciamo, più punti chiave. Anzitutto è evidentissimo che c'è stata una pianificazione proprio studiata benissimo di questa azione e su una scala molto maggiore rispetto ai casi precedenti. Una pianificazione che ha integrato l'impiego di armi nuove, che sono ad esempio i droni analoghi a quelli che vediamo impiegati in Ucraina. E che quindi parliamo, Edoardo, di droni commerciali adattati a sganciare delle bombe, non parliamo di Lancet, di Bayraktar o, allora, o di strumenti militari. Ci sono sia in maniera prevalente i droni, quelli che hai appena citato, quelli commerciali, quindi i quadricotteri in pratica, che possiamo comprare anche noi probabilmente da internet, e sono stati visti impiegati da Hamas ad esempio nel sganciando granate, come succede sempre in Ucraina in questo periodo, sganciando granate soprattutto o sui carri armati israeliani, in alcuni casi con successi anche notevoli. C'è un video che mostra un carro Merkava, il più moderno carro israeliano attuale, un Merkava 4, distrutto perché dato alle fiamme da una sola granata di uno di questi droni. Oppure sono stati anche essere visti impiegati nella neutralizzazione delle torrette, diciamo, sentinella, delle videocamere, delle torrette, anche quelle automatiche che ci sono sul confine, insomma, nello sfondare praticamente la barriera difensiva. Questo per ricordarlo, anche insomma, per dare un po' il contesto della situazione di Gaza, sul muro, diciamo, la recinzione che circonda Gaza, ci sono anche delle mitragliatrici automatiche che ti possono sparare, ammazzare con qualcuno che le manovra in remoto, se non sbaglio, no? Esatto, ci sono dei video che mostrano non solo questi droni, però anche questi droni in concomitanza con l'infiltrazione principale, diciamo, di quella mattina, distruggere le telecamere di queste associate a queste postazioni. Poi devo dire che non li ho visti in azione, almeno fino adesso non ho visto nessun video, ma Hamas è noto avere anche dei droni che hanno costruito loro che sono simili a dei Lancet in miniatura. Ne hanno fatto uscire qualche video, diciamo, promozionale, e non ho ancora idea se ne abbiano utilizzati, non ho fatto in tempo a controllare bene, ma non escludo che possano essere stati impiegati. E detto ciò, quindi una delle novità è stato proprio l'impiego di questi droni, ma novità, diciamo, come era atteso in un certo senso, perché si sapeva già da anni che Hamas aveva messo le mani su cose simili ed era inevitabile. E un'altra novità, che è un po' più, diciamo, folcloristica, è stato l'impiego dei parapendii. Avete visto, penso in molti, il video, quello che mostra il rave party israeliano, che poi è stato teatro di, appunto, massacri di molti giovani. In lontananza si intravedevano dei parapendii a motore impiegati da Hamas, pare, durante questa offensiva, ma no, ci sono più evidenze, diciamo, mi pare, impiegati per infiltrare, insomma, il confine, quindi non per lasciarsi l'unica possibilità di infiltrazione che poi è stata impiegata, cioè
lo sfondare la barriera con esplosivi in più punti, ma anche sorpassarla utilizzando appunto dei parapendi a motore, creandosi poi potenzialmente delle basi già nella profondità che si vuole conquistare, quindi no, un po' tipo usati un po' tipo truppa paracadutista, per capirci, la mando dietro le linee. Sì, diciamo, cioè possiamo immaginare che quello che è potuto succedere solo con una sorta di profondo panico e impreparazione dal lato israeliano. Un elemento di questo panico, secondo me, è stato essersi ritrovati dei miliziani in profondità, oltre il confine, non si sa come entrati. Cioè, può aver avuto un effetto molto più grande del numero poi effettivo di parapendii che magari possono aver impiegato. C'è da dire che dal punto di vista proprio militare e tecnologico è abbastanza interessante questo impiego un po' bizzarro dei parapendii, perché non so se siete pratici di tecnologie, diciamo, radar, ma uno dei limiti dei radar moderni, dei radar anche proprio nella storia, è sempre quello di individuare, di seguire bersagli molto lenti, perché i radar, soprattutto quelli di aerei, ma anche quelli basati a terra, che più o meno diciamo hanno entrambi questo limite, quando devono individuare, captare nemici con dietro elementi di disturbo, che sono spesso il suolo, i palazzi, insomma lo stesso terreno, quello che fanno è captano la differenza di velocità dei vari punti che stanno scandagliando. Se un parapendio chiaramente ha una velocità molto bassa, molto inferiore a quella di missili, di proiettili, di aerei, insomma delle minacce tipiche contro cui sono tarati questi radar, è molto facile che sia sotto il filtro che elimini praticamente il segnale riflesso da questi bersagli a bassa velocità. Poi è anche presumibile che, come avviene per i droni, quelli un po' più piccoli, anche un deltaplano, insomma un parapendio, lasci comunque, anche qualora non ci fosse il problema della velocità, lasci comunque una traccia radar molto esigua. Quindi in qualche modo si sono procurati una specie di, diciamo, versione frugale della tecnologia stealth con questo espediente. Sì, diciamo che per i droni, quelli che abbiamo citato prima, i droni... No, parlavo dei deltaplani adesso. Sì, no, i quadricotteri... Esatto, no. C'è il confronto, diciamo, perché i quadricotteri effettivamente ero anche andato a vedere, lì il fattore stealth, diciamo, è molto marcato. Hanno effettivamente, di solito queste cose si misurano in metri quadri di ritorno radar, ed è qualcosa come due centesimi di metro quadro. Se, come metro di paragone, un missile cruise è tipo un decimo di metro quadro. Mentre i parapendi, d'altra parte, penso che siano un po' meno avvantaggiati da questa cosa, perché comunque la massa, quella proprio quello col motore, perché sono parapendi a motore, qualcosa lascia, secondo me, come impronta radar. Penso che sia meno marcato dei droni, ma comunque questo vantaggio rimane, ecco, sono comunque, cioè non hanno certo ritorno radar di velivoli, certo. Quello è ovvio. E detto ciò, quindi tralasciando questi parapendi, un altro elemento, se vogliamo rimanere sugli aspetti proprio più tecnici e militari che sono appena emersi, è stata la vulnerabilità, fin qui pare, dei carri proprio Merkava impiegati da israeliani. Questo perché, per chi non se ne intende, sono tra i carri più blasonati, diciamo, nella guerra contemporanea, sono soprattutto considerati tra i migliori carri, tra i carri più protetti al mondo oggi. Questo perché non solo hanno, insomma, tutta quella serie di misure difensive tipiche di qualsiasi carro armato di oggi, quindi corazze composite, eccetera, eccetera, ma la gran parte di questi Merkava israeliani in servizio attivo sono dotati del sistema Trophy, che è un sistema di difesa attiva, che, per spiegarla in soldoni, dovrebbe essere in grado di intercettare ed abbattere missili, razzi o comunque minacce in arrivo sul carro, prima che impattino con il carro. Questa cosa è diciamo, l'ultimo ritrovato della tecnologia negli ultimi decenni in quanto a guerra corazzata. E gli israeliani sono proprio all'avanguardia in questo campo, e sono probabilmente l'unico esercito ad averlo schierato in così massa, ecco, anche se ultimamente è stato adottato anche dagli americani e poi da vari altri stati occidentali. Tra l'altro faccio notare che questa criticità tocca anche, in un certo senso, gli interessi italiani, perché saprete che si vuole comprare dei carri Leopard 2
in questo periodo c'era stato l'annuncio, e il Leopard 2, che probabilmente la versione che verrà acquistata, saranno dotati proprio del sistema Trophy, quindi del medesimo sistema di protezione attiva montato sui carri israeliani, che è il non plus ultra, e costa anche tra l'altro una marea di soldi, cioè per intenderci una sola installazione di questo sistema su un carro può costare all'incirca $1 milione, e un Merkava costa qualcosa come $4 milioni, quindi la sola aggiunta di questo sistema è importante finanziariamente. Orbene, in queste ore quello che insomma gli appassionati o quelli che studiano queste cose hanno subito notato è che hanno perso già molti di questi carri contro, tra l'altro, un avversario che avrebbe avuto grandissime difficoltà in teoria nel distruggerli, e ne hanno persi molti da razzi anticarro, da missili anticarro non particolarmente sofisticati. Non c'è nulla di così nuovo, di così radicale. Sono armi... Ecco, io ho cominciato a leggere alcune informazioni, francamente nessuna che venisse da una testata particolarmente importante o che avesse delle evidenze fotografiche o filmate, però sono relativamente insistenti, questo probabilmente sarà rumore di fondo, che siano stati utilizzati dei sistemi NLAW. I sistemi NLAW sono sistemi a TGM britannici che presumibilmente, se sono stati quelli, vengono o dall'Ucraina, dove ne sono state consegnate alcune migliaia, oppure vengono dall'Afghanistan, dove è possibile che gli americani li abbiano lasciati abbandonando, diciamo, il paese talebani. Tu tendi a escludere questa possibilità? Allora, questa degli NLO non l'avevo ancora letta oggi, a dire la verità. Poi ti giro il link, ci sono parecchi, sì, insomma, richiami, però nessuno viene da una rivista specializzata o e nessuno ha un riscontro per ora oggettivo di qualche prova di sta cosa. L'unico dubbio che mi viene immediatamente è che gli NLO hanno la particolarità, un po' come i Javelin, gli NLO colpiscono la parte superiore del carro armato, ed è quindi la loro, tra l'altro, il vero motivo per cui sono un'arma all'avanguardia. E anche se non sono proprio come i Javelin, che arrivano in picchiata, semplicemente volano sopra e sparano un proiettile dall'alto, in pratica. E devo dire che nei video che ho visto, che poi magari vi linko su Twitter, su X, dei vari Merkava distrutti di cui abbiamo il video in questi giorni, non ricordo nessun impatto da armi che sembrano essere arrivate dall'alto. In alcuni si vede chiaramente qual è l'arma impiegata, per cui in quelli è proprio escluso. E l'arma impiegata in un paio di casi sono semplici RPG, proprio quelli da film, l'RPG 7 tipico, spalleggiabile. Un altro è stato riconosciuto come un Kornet russo, sovietico, qualcosa del genere. Esatto, quelle sono missili guidati che ho visto essere impiegati, però anche qui non sono una grande... Cioè, sono armi Kornet, diciamo, molto potenti e in grado probabilmente di perforare la gran parte dei carri moderni, se non nei punti proprio più protetti, ecco. Ma in questo conflitto non sono una cosa così nuova, perché anzitutto gli iraniani ne fabbricano da anni la loro copia, quindi è ben plausibile che ne abbiano avuto modo di acquistare. Vabbè, poi tutti, diciamo, girano in Medio Oriente, no? Perché tutte le armi sovietiche erano state comprate nella seconda metà del Novecento dai vari... Se ci ricordiamo c'era già la guerra, quella del 2006 in Libano, che aveva avuto tra le cose notevoli un buon numero di carri israeliani persi contro, diciamo, dei missili russo-sovietici, che ai tempi erano effettivamente all'avanguardia. Insomma, quei missili lì sono quelli che poi sono anche stati impiegati in tutti questi anni in Siria. Cioè, penso che per un gruppo come Hamas sia molto facile, insomma, relativamente facile mettere le mani su queste armi. Senti, finisci. No, volevo dire semplicemente, chiudendo questa cosa sui missili, che sì, sono stati visti impiegati anche questi missili, che però penso siano di origine iraniana, sono le copie di quelli lì russi, e un video notevole che ho ritwittato mostrava tra l'altro l'impreparazione e la superficialità con cui l'esercito israeliano ha dovuto fare i conti in queste ore. Cioè, già dopo l'offensiva, l'attacco, era già notte, la notte successiva, c'è stato un attacco a un convoglio israeliano di veicoli corazzati, che è stato condotto con un missile anticarro, probabilmente un Kornet o qualcosa del genere. Ma la cosa notevole era che questi veicoli israeliani, che erano dei mezzi blindati che trasportavano fanteria, viaggiavano a luci accese nella notte, di fianco al confine. Cioè, una cosa che dovrebbe essere inconcepibile in un qualsiasi conflitto armato, figuriamoci dopo che si sono infiltrati dei miliziani e hanno ammazzato centinaia di persone lo stesso giorno. Questo per dire
quanto ci sia stato di impreparazione, cioè, di superficialità, di sottovalutazione dell'avversario. Assolutamente. Senti, soltanto un ultimo punto che non abbiamo toccato. Contestualmente, diciamo, a questi sfondamenti, a queste incursioni in profondità, c'è stato un lancio di razzi massiccio verso le città israeliane. Questo è ovviamente una cosa che capita, al contrario dello sfondamento, una cosa che capita molto molto più spesso, è sostanzialmente il mezzo classico con cui Hamas diciamo cerca di bucare Iron Drone. Però, se, da quello che ho capito, questa volta il lancio di razzi è stato estremamente più corposo, cioè probabilmente il più, in termini di volumi, il lancio più importante della storia. E questo probabilmente, a questo punto, vabbè, da una parte solleva una questione che poi magari trattiamo dopo, e dall'altro però probabilmente è stato anche una manovra diversiva, cioè ti faccio il mio solito attacco con i razzi sulle città, lo faccio però in maniera molto molto più massiccia, chiaramente cercando di saturare Iron Drone e quindi farti più danni del solito, tu ripieghi sulla, e ti focalizzi sulle misure, diciamo, antiaeree e agli scudi antirazzi, e nel frattempo io invece ti sto portando l'attacco, quello che è più decisivo e pericoloso e comunque più inatteso. Ci sta questa interpretazione secondo te, Edoardo? Beh, penso che sì, abbiano studiato la cosa, nel senso, facciamo tutto simultaneamente e vedendo il numero di razzi lanciati, ero andato a guardare, leggevo da 3.000 a 5.000 nella prima, sì, ondata. Esatto, quello che ho letto anch'io. Un lato diceva 3.000, l'altro diceva 5.000, insomma, siamo lì comunque, cioè sono numeri comunque enormi. Non so scientificamente se sono il più grande lancio di sempre, ma a questo punto penso, perché non ne ricordo di così notevoli. In poche ore, Esatto, cioè è una cosa, tra l'altro, anche visivamente era impressionante, se vuoi vedere i video, sono proprio anche visivamente, anche a livello di impatto morale a questo punto diventa importante per gli israeliani. E quello che ho notato è che da un lato sì, sono passati a questo punto molti razzi, ho visto, perché sono evidenti tantissimi danni materiali, cioè questo rispetto agli attacchi precedenti, nei video risultavano davvero diffusi danni a edifici, addirittura c'è stato un missile che è caduto nell'aeroporto Ben Gurion, ho visto, un proiettile. E però andando, almeno stando alle informazioni che abbiamo adesso, andando a vedere le perdite umane risultanti dai razzi, mi pare che siano estremamente limitate sul totale. Cioè io avevo trovato qualcosa come 10 o qualcosa uomini, meno di 10 uomini, meno di 10 persone, e su un totale di che oggi, quando ero andato a guardare, era già sui 800 perdite umane israeliane. Quindi, da un lato, penso che l'impatto principale militare di questo lancio massiccio sia stato scatenare il panico, con il panico, tra l'altro, spingere in tantissime città israeliane la gente a andare nei rifugi, a intasare le strade, a lasciare la macchina, insomma, a creare ulteriore ostacolo alla reazione. No, c'erano anche, non so se migliaia, ma centinaia e centinaia di persone che sono corse all'aeroporto e lasciare il paese. Quindi esatto, l'impatto, insomma, è stato diverso dal solito. Possiamo pensare che questa cosa ha probabilmente accentuato e facilitato il collasso in quelle ore del sistema di sicurezza, diciamo, anche del... in quelle città che poi sono state preda di attacchi a civili. E in tutto ciò penso che quindi l'impatto principale sia stato questo. Non penso che sia stato molto diretto a infliggere perdite, probabilmente non ha inflitto nessuna perdita militare, questo è abbastanza ovvio, penso, ma comunque ha fatto il suo e lascia un'incognita sul futuro, insomma, perché questo conflitto chiaramente andrà avanti, un'incognita su Iron Dome, cioè su quanto sia effettivamente sostenibile quello che stanno facendo da anni. Cioè Iron Dome aveva debuttato, mi pare, dopo 2010, insomma, in quel periodo lì, abbastanza, tra l'altro, pompato dalla propaganda, devo dire. Poi si è visto che nel primo conflitto in realtà non era stato così fenomenale come percentuale di intercetti. Poi nel conflitto successivo, che era l'ultimo di Gaza, si era mostrato in realtà decisamente efficace. Anche qui siamo lontani dalle robe che si sentono dire spesso, l'intercetta 90 razzi su 100, no, decisamente efficace era tipo il 60-75%, che è comunque un ottimo risultato su centinaia e centinaia di razzi. Avevano fatto uno studio che, ricordo, aveva trovato questi dati.
E, a questo punto però, se la disponibilità di razzi del nemico incrementa in questo modo, c'è un limite, secondo me, che si raggiunge da parte difensiva. Cioè, dopo un po' diventa davvero troppo, anche considerando che Iron Dome è proprio fatto apposta per ostacolare questi attacchi, ha un numero incredibile di intercettori, cioè proprio probabilmente tra l'altro è il suo limite, perché non può essere adattato in altri contesti. Ma secondo me, se ti arrivano 3.000 razzi in qualche ora o in qualche minuto, inizia a essere troppo per qualsiasi sistema. Se diventasse se ci fosse una replica di questa cosa, si farebbero due domande anche sul continuare a finanziare Iron Dome, che costa moltissimo, secondo me. I fatti dal punto di vista militare di come si è svolta l'azione e quello che è successo. E io adesso vorrei, insomma, cercare con voi di allargare il discorso un po' a cerchi concentrici, no? Andando a capire come questo conflitto può riverberare sulle varie entità. Io comincerei proprio da Israele. E quindi, da una parte, il governo Netanyahu, che era già in grossissime difficoltà, ricordiamolo, che adesso ha dichiarato lo stato di guerra e quindi si è dato mano libera anche internamente, e chiaramente sta cercando di richiamare anche l'opposizione a un governo d'unità nazionale e quindi a una coesione patriottica per respingere la minaccia. Dall'altro lato, i grandi sconfitti sul piano dell'immagine di questi due giorni in azione, che è il Mossad e quindi i servizi segreti, che in qualche israeliani, che anche questi ammantati di leggenda ed effettivamente noti per utilizzare ogni forma di tutte le forme di sorveglianza più sofisticate, in particolare su Gaza, sui territori occupati, che hanno fatto tutta una serie di incredibili buchi. Uno è quello di non essersi resi conto che probabilmente in generale proprio di quali erano le capacità, sempre sottovalutate a questo punto, visto quello che abbiamo visto, di Hamas di fare un'azione del genere, e poi l'incapacità proprio di intercettare i preparativi invece specifici di questa azione qui, oltre che ad aver probabilmente sottostimato la quantità di razzi e di munizioni che sono entrate, non so quanto di recente, però a Gaza, perché probabilmente non si credeva che Hamas fosse in grado di sparare 5.000 razzi, insomma, no? E io su questo vi chiederei un giro veloce e poi passiamo agli altri argomenti, quindi Alessandro, figure, poi di nuovo Edoardo se vuole aggiungere qualcosa su questo punto. Ale? Ma guarda, credo che siano degli interrogativi che si stanno ponendo tantissimi analisti nel mondo che lo fanno di mestiere, quindi io, che da umilissimo osservatore, non credo adesso di poter dare chissà quale intuizione incredibile capace di dissolvere le nebbie della guerra. No, no, sinceramente. Se sei fatto un'idea, anche semplicemente sul riverbero che questo può avere sulla politica israeliana. Ma io vedo più un riverbero, ti ho detto, sulla politica israeliana. Si parla di un governo di grandi intese che si sta negoziando, che però l'opposizione ha chiesto l'uscita dal governo, diciamo, dei partiti più estremisti di destra, quindi quelli autodefinitisi fascisti. Come andrà a finire? Non lo so. Vedo una grossa faglia invece a livello internazionale, in cui già l'Arabia Saudita ha detto che è completamente bloccato qualsiasi normalizzazione che era in atto con Israele. Se vi ricordate, c'era questo processo di normalizzazione sponsorizzato dagli Stati Uniti, patto di Abramo fra Israele e Arabia Saudita, che doveva persino comprendere quel famoso canale commerciale dall'India che arrivava al Pireo e poi ci scansava allegramente, che mi sembra che ormai sia completamente cose fuori da ogni fondamento per i prossimi anni, ecco. Sì, infatti d'Abramo seppelliti da questa azione, seppelliti assolutamente. Cioè, ma soprattutto vedo questa faglia fra i paesi emergenti.
Ale, non lo so. Io non sento Alessandro, sono io? No, 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 anche io, l'abbiamo perso. Vabbè, dai, figure, continua tu. Se, okay. Guarda, io volevo aspetta un attimo, io volevo arrivarci con calma agli equilibri regionali che Alessandro stava anticipando, e quindi ti vorrei chiedere un attimo, sì, chiaramente se hai qualcosa da dire sul lato israeliano, certo. Ma soprattutto sul lato palestinese, perché ora Hamas, cattivi Hamas, per carità, è Hamas il protagonista di questa azione, però vorrei chiederti, tra l'altro tu sei colui che qua nelle nostre puntate più volte ci ha permesso poi di aprire una finestra sulla Palestina anche quando non era sotto i riflettori diciamo dell'agenda mediatica principale, e in particolare se hai letto sul lato palestinese, se poi hai letto o ti sei informato su come stanno reagendo e come si stanno eventualmente coordinando le altre formazioni della resistenza palestinese, sì, che non sono Hamas. Assolutamente. Allora, promesso, su una cosa di servizio, perché prima nella chat c'era Uovo che chiedeva se gli potevi dare il microfono. Io l'ho già dato, vai avanti, te lo occupo. Ah, okay. No, vabbè, però. Allora, per quanto riguarda, giusto una parentesi rispetto a quello che è lo spettro politico israeliano. Bisogna considerare che lo spettro politico israeliano è, come dire, tendenzialmente ultradestra, cioè i kahanisti adesso sono il mainstream, e quindi va considerato che per quanto possa, come dire, il governo Netanyahu, che al momento è paradossalmente, diciamo, il centro moderato, cioè sono aspetti che, ok, magari cade, ma cade e finisce ancora più a destra e ancora più xenofobo, cioè come output e cosa. Per quanto riguarda allora il coordinamento tra le varie fazioni, ci sono svariate dichiarazioni dopo l'elenco comunque di assoluta unità, cioè nel senso, allora io ho visto che c'è una sorta di, come dire, narrazione per cui è un'azione di Hamas e i palestinesi sarebbero anche vittima di questa azione, perché la rappresaglia che diciamocelo, la rappresaglia, cioè quello che stiamo vedendo in questi minuti a Gaza è peggio di quello che fecero gli Stati Uniti a Fallujah, e ci sta pure il fosforo bianco, quindi c'è, cioè, è una roba inimmaginabile, sì, di una violenza invereconda. Ho visto le immagini prima di entrare in trasmissione, stanno bombardando a tappeto praticamente. No, ma è devastante, cioè è veramente devastante. Però va detto una cosa: noi non possiamo avere, come dire, la presunzione del cavolo per cui i palestinesi non hanno idea. Cioè, hanno fatto questa cosa e non si aspettavano una ripercussione. No, loro lo sanno meglio di tutti. Cioè, che la reazione israeliana sarebbe stata questa. E che viene chiamato per il genocidio e le cose. E nonostante questo, tutti hanno festeggiato e tutte le fazioni palestinesi sono unite nel supporto alle azioni. Tra l'altro, non è meramente Hamas. Inoltre, c'è pure una cosa tossicissima per cui si racconta di Hamas, cioè c'è una, ne parlavo ieri con mia sorella, che dice: guarda, c'è una cosa tossica per cui la gente, cioè si dice Hamas e la gente pensa, come dire, ai talebani o ai wahhabiti. No, cioè Hamas è una merda, cioè politicamente, perché è, come dire, è l'equivalente della DC, nulla di più, però fanno lotta armata, come alla fine la faceva lottare, ma durante l'occupazione anche le fazioni della destra cattolica facevano lotta armata contro il fascismo. Cioè, per cui è importante capire che quando si parla di Hamas non stiamo parlando dei talebani, di quelli che impongono il velo o quant'altro, giusto per, diciamo, smitizzare una serie di cose liberal. Vabbè, come sai, ovviamente le cose a dire sono mille, però volevo fare un attimo
No, però stando qua le fazioni, scusa, tu hai detto che tutte le fazioni, io ho letto il comunicato del Fronte Popolare per la Palestina. Sì, PLFP, sì. Esatto, quindi diciamo i compagni, è la cosa più a sinistra che c'è in Palestina, cioè i compagni marxisti, leninisti, quelli della Khaled, eccetera. L'OLP mi sembrava fosse contro, cioè la... Vabbè, Fatah, cioè, scusatemi. Voglio allora aspetta, se ho capito bene, il braccio armato, cioè dei pezzi del braccio armato di Fatah, in realtà si sono mostrati solidali, mentre l'ANP, quindi diciamo la parte più burocratica e dei vertici, istituzionale, è contraria, ma va detto che quelli sono, come dire, sono intrincerati nel potere e sono universalmente ricordati, cioè per chiunque segua le questioni e i dibattiti anche interni alla società palestinese, cioè per capirci, Mahmoud Abbas è universalmente e quindi tutta, diciamo, l'apparatchik, cioè tutto l'apparato che diciamo gestisce la Cisgiordania o West Bank, a seconda di come la vogliamo chiamare, quindi diciamo i custodi degli accordi di Oslo, che ai palestinesi sono andati male, per i palestinesi non hanno avuto niente in cambio, cioè loro sono considerati universalmente dei traditori e dei, come dire, jailers, dei carcerieri, per cui il capo, cioè, ok, loro bravo capo, è la cosa più adatta da dire, capo. Comunque, detto questo, quindi c'è, cioè, loro sono contrari, ma secondo te, se, che conosce queste dinamiche sicuramente meglio di me, dico, ma se il conflitto dovesse continuare e i palestinesi dovessero, diciamo, non perdere immediatamente, magari diciamo trovare una, ma non la puoi sconfiggere una popolazione, cioè nel senso, o fanno lo sterminio o, cioè, diciamo, non è possibile sbattere, scusami, no, dici. No, volevo dire, se questa fase calda del conflitto dovesse continuare con una forte coesione anche dei bracci armati, delle formazioni politiche della Cisgiordania, c'è la possibilità che l'ANP, continuando a condannare e, diciamo, ad avere una posizione, diciamo, gradita anche al governo israeliano, sostanzialmente possa cadere stavolta? Perché effettivamente questo sentimento che ci racconti tu, insomma, è abbastanza noto, insomma, restano lì ma non li vogliono più. No, certo, ma ovviamente non è che l'ho detto con l'idea, vi porto la breaking news, no, assolutamente. No, ecco, cioè, è universalmente noto come fatto. A un certo punto l'ANP, Abbas, con tutti, diciamo, il suo essere incrostato al potere, a un certo punto dovrà in qualche modo cambiare un po' sta posizione. O quello verrà travolto. Però qua, io mi ero segnato, scusami, perché vai. Parlando con Edoardo, che per carità io apprezzo tantissimo gli insight che ci dà, che sono molto tecnici e cosa. Io volevo dire due cose, ed è una cosa, come in parte mi ripeto, cioè l'ho già detto mille volte, ma allora, rispetto al mito israeliano della potenza, come dire, cioè del divario immane e incalcolabile che c'è tra il soldato israeliano, la forza israeliana e la resistenza palestinese, che ovviamente viene bollata come terroristica, e sono sarcastico, non ovviamente, vabbè, già lo sappiamo. Quello che, cioè, bisogna ricordare che il 90% del potere è proiezione del potere stesso, e questo potere può essere usato per un tot di tempo, un tot di occasione, ma non può essere usato sempre. Il resto, appunto, viene usato il 10% e il resto è proiezione. E quello che ha fatto l'azione della resistenza palestinese è stata rompere questa proiezione. Quindi questo da un punto di vista tecnico. Poi cioè, l'intera brigata di Gaza, l'intera divisione delle forze di occupazione di Gaza è stata spazzata via. Sì, se posso fare
scusa, era su quello che dicevi, se posso fare un appunto, in realtà, cioè, su quest'ultimissima cosa che dicevi, sono d'accordissimo, il fatto che siano riusciti a catturare l'ufficiale, l'abbiamo... No, ma io non dicevo, no, forse mi sono espresso male, io non stavo dicendo, ah no, hai sbagliato, non stavo dicendo questo. Ma sono d'accordo, in realtà. Sono d'accordissimo, cioè anche su quello che hai detto, che il divario che noi ci immaginiamo tra il soldato dell'Israel Defense Force, il soldato israeliano e insomma il miliziano col fuciletto, è vero che c'è tantissimo di costruzione praticamente propagandistica dietro questo, ma in tantissimi conflitti è così, perché è chiaro che se uno va a vedere, va a indagare questa azione, ad esempio, che è successa in questi giorni, ma diciamo l'addestramento. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Anche solo il morale, la pianificazione di un'operazione del genere lasciano poco da invidiare ad altri eserciti. Cioè la qualità umana, si passi il termine, stiamo parlando di ammazzare persone, ma la qualità umana di questo esercito che ha invaso, appunto, è passato oltre il confine ed è riuscito a entrare nei territori occupati e a fare quello che ha fatto. Beh, è comunque notevolissima. Poi, quello che appunto ci tenevo ad aggiungere su quello che stavi dicendo, effettivamente il fatto che abbiano sgominato, diciamo, che abbiano in un certo senso proprio preso così di sorpresa le forze israeliane non è banale, e sì, un po' come 50 anni fa fece la guerra dello Yom Kippur, sono sicuro che nel mondo appunto di quelle terre rimarrà moltissimo impressa nella mente questa azione. Tra l'altro, una cosa che secondo me rimane come fattore di questa sorpresa che hanno subito gli israeliani è il fatto che, esattamente come fu ai tempi dello Yom Kippur, un fattore, penso, il fatto che l'esercito israeliano è uno dei pochi eserciti ancora oggi basato moltissimo sulla coscrizione, è un esercito di coscritti fondamentalmente, che ha un sistema tra l'altro efficientissimo di riserve, che riesce a mobilitare centinaia di migliaia di uomini. 300.000 mobilitati si sono riservati. Cosa, scusa, non ho capito, figure. Sì, comunque è vero, 300.000, no, esatto, e i riservisti si sono rifiutati, perché, come dire, i riservisti sono abituati a interagire con i palestinesi ai valichi, ai checkpoint, dove possono fare, perdonatemi, ma è oggettivo, c'è un bellissimo documentario che si chiama Checkpoint 101, cioè sono abituati a fare la camorra e a, come dire, poter trattare vecchi, donne, bambini, uomini di qualsiasi età, cioè diciottenni, gli metti in mano il fucile e li trattano, come dire, come neanche un mandriano tratta le sue vacche, cioè le vacche del vicino, quindi... No, a prescindere dalla brutalità quotidiana che applicano, però comunque è una funzione di polizia, mi stai dicendo, non stiamo parlando di truppe d'assalto. Non è di polizia, è una funzione di occupazione, no, sì, perché è importante dirlo. E poi va detto pure che, come dire, c'è tutta, cioè, allora, non è l'importanza del, diciamo, del servizio di leva, non mi viene il termine appropriato, però del servizio di leva all'interno della società israeliana non è tanto funzionale, cioè, o meglio, sicuramente è funzionale anche al fatto che serve un esercito, a un'entità occupante, serve serve una forza costante di, come dire, enforcers, cioè di gente che fa rispettare l'occupazione, cioè di soldati che fanno questo. No, però ha un valore psicologico molto importante nella creazione sia del mito nazionale che, cioè, come dire, c'è una sorta di Übermensch. Io non so parlare tedesco, per cui lo pronuncio malissimo, però di superomismo che del soldato israeliano, che è stato assolutamente devastato e distrutto da questa operazione. Poi, questo era per chiudere il fatto, però c'era un aspetto che secondo me è molto interessante, che c'è chi dice che è l'obiettivo, però io non credo. Allora, dichiarazione di un'oretta fa,
l'Arabia Saudita si è ritirata dagli accordi di Abramo, ha interrotto ogni processo di normalizzazione con Israele. Mi spiace, me l'ero perso. No, seppelliti, abbiamo detto, sono seppelliti gli accordi di Abramo, La dichiarazione ufficiale, che cosa. E poi un inciso su una cosa che avevi detto tu, poi ci sono tanti aspetti politici, ma non voglio rubare il tempo agli altri, però allora, sull'immagine dei coloni che se ne vanno e vanno all'aeroporto, è bene ricordare che moltissimi coloni, cioè che quindi terre rubate agli israeliani che vanno a fare esperienze tipo safari, perché ci sono i tour per dire fai una cosa e fai l'operazione dove stai col fucile in mano e spari alle sagome dei palestinesi, e abbiamo visto anche attori famosi che l'hanno fatto, ora non mi ricordo il nome, uno che faceva la sitcom negli anni 90, però no, nel senso scusa, finisco, giusto l'ultima frase, alla fine questi qua con le borse in mano che se ne vanno avevano una casa dove andare. Se prendiamo la frase mostruosa di Netanyahu, quelli di Gaza dicono che se ne devono andare, ma dove? C'è Gaza non è una prigione, Gaza è un campo di concentramento, non possono uscire, non possono fare nulla. Di che stiamo parlando, insomma? Non era, allora, quella cosa lì non era per mettere in paragone chiaramente la condizione. Fammi finire. Non era per mettere in paragone la condizione del cittadino israeliano medio, benestante e protetto da questo apparato militare gigantesco e quello di chi vive a Gaza, che è il regime di reclusione apartheid. Era per dire che però tra come questa cosa sta già riverberando sulla società israeliana, tanta gente si è fiondata anche all'aeroporto. Perché anche all'aeroporto? Perché poi nella società israeliana c'è chiaramente quello che dici tu, il colono con le treccine, col fucile, che abita di fronte al palestinese e quando non spara alla sagoma spara davvero al palestinese, però c'è pure il cittadino borghese della Viv, magari di recente immigrazione, che è venuto all'Europa 15 anni fa, e quello non gli va e sta sotto le bombe, no? Cioè c'è una mentalità proprio diversa, nel senso, mi porto via i miei figli. Allora, gli piace il colonialismo, non gli piacciono gli effetti del colonialismo. Certo, no, ma è normale, cioè, è normale nel senso che fa parte è un tipo umano molto semplice da immaginare, e percepisco Israele come un posto molto bello perché sono ebreo, c'è la mia cultura e tutto quanto, e non mi rendo conto del problema coloniale, del problema palestinese, perché c'è un grosso rimosso tra, diciamo, chiaramente nella propaganda sionista il problema palestinese non esiste, esistono i palestinesi in quanto problema proprio antropologico. Quindi va là, sta a Tel Aviv, una città molto bella, vitale, col mare e tutto quanto, finché non si rende conto che quello è un paese coloniale, quindi è un paese in guerra permanente, finché insomma questo conflitto non viene risolto in qualche maniera. Allora, volevo andare velocissimo. No, allora linko sotto l'articolo di Hedges, che è molto indicativo per oggi. Va bene, allora volevo andare un attimo da Uovo, se avevi un commento sulla sulle ripercussioni sia sul mondo israeliano. Fammi finire, fammi fare la domanda, va a parlare, va. Volevo salutare, dico buonasera, scusate il ritardo perché non riuscivo ad entrare. Non ti preoccupare, poi ti do la parola e saluti tutti. Buonasera, ciao. Ciao Uovo. Allora, benvenuto. Senti, no, stavo dicendo, la prima domanda che abbiamo fatto è sulle ripercussioni e su come si stanno muovendo le cose nel mondo chiaramente palestinese e in quello israeliano. Quindi se avevi qualcosa da dire su questo tema, e poi io dopo mi volevo un po' rispostare invece sul tema, prima di arrivare proprio al tema, diciamo, quello della guerra globale, sul tema regionale, quindi il tema del coinvolgimento possibile o eventuale dell'Iran, il tema appunto, come abbiamo detto, della morte degli accordi di Abramo, quindi tra Israele e Arabia Saudita, che verranno probabilmente seppelliti da questa azione, il tema poi anche di quello che sta succedendo ai confini del Libano, perché fino a ieri Hezbollah
non è stata coinvolta direttamente se non per dei lanci reciproci oltre confine. Oggi invece gli elicotteri da guerra israeliani hanno invaso per qualche chilometro il Libano e sono andati a fare un'azione diretta contro Hezbollah. Hezbollah, qua l'inciso lo faccio io, che per tornare prima al mito dell'invincibilità dell'esercito israeliano, che sicuramente è un esercito di un certo livello, però ricordiamoci che quando incontra Hezbollah, che non è Hamas, ma è una organizzata, armata e professionale, l'IDF non vince, o comunque fa una fatica incredibile tutte le volte. Cioè c'è un grande rispetto anche paradossalmente delle capacità militari di Hezbollah, che voglio dire non è la US Army, è comunque un esercito politico locale. Uovo. Allora, buonasera di nuovo. Per quanto riguarda le fazioni, i partiti palestinesi, non ho niente da aggiungere a quello che hai già detto tu e hanno detto anche gli altri, e cioè che c'è sostanzialmente un certo spirito da CLN, quindi si sono messe in secondo piano le divisioni politiche e si è richiamato all'unità attorno alla lotta di liberazione. Questo è il messaggio che sta passando, al di là di quello che poi è la ANP, che ricordiamoci che è l'autorità nazionale palestinese, che è elettiva, e in questo momento c'è Abbas, che tra l'altro sta lì chiedendo lui stesso di essere sostituito perché è molto anziano. Invece dal punto di vista israeliano c'è da dire una cosa che ci riguarda a noi direttamente, nel senso che nel Parlamento israeliano, così come nella stampa, c'è una lucidità e un'onestà intellettuale molto maggiore di quella nella nostra terra di devastazione totale, di qualunque tipo di onestà intellettuale, di qualunque tipo di capacità di analisi. Oramai noi siamo ridotti al puro slogan falso. Ridotti al rutto. Sì, esatto. Siamo ridotti al rutto, punto. Esatto. Sì. Ok, quello che volevo dire è che in Parlamento ci sono stati degli interventi che hanno detto di un partito di sinistra, perché c'è ancora in Israele un partito di sinistra, noi non ce l'abbiamo in Parlamento, nessun partito di sinistra, ok, il quale ha detto chiaramente che la situazione che c'è è una situazione che è stata creata ad arte dal governo attuale, che poi è un governo che va avanti da 20 anni con vari cambiamenti e con piccoli intermezzi. Prima c'era Sharon, poi c'era Netanyahu, e che questa cosa ha diminuito potentemente questa politica da parte del governo israeliano, ha diminuito potentemente la sicurezza degli israeliani. Okay. Inoltre in Israele abbiamo la memoria evidentemente più viva della nostra del Pesce Rosso, perché adesso si sta parlando di Hamas come si sta parlando, ma noi ci dobbiamo ricordare che circa 5 anni fa, cioè tra la primavera del 2018 e il 2019, Hamas a Gaza ha organizzato una grande manifestazione, nel senso che è durata per parecchi mesi, del tutto pacifica, che si chiamava la Grande Marcia del Ritorno. Era la risposta all'iniziativa di Trump, che aveva spostato l'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, ed era una risposta totalmente pacifica che prevedeva sostanzialmente di andare verso, completamente disarmati, di andare verso il muro che circonda il ghetto di Gaza. Okay. Le persone sono andate e l'IDF, l'esercito israeliano, ha organizzato un servizio di cecchini, i quali nel tempo hanno ferito quasi 10.000 persone, fucilate, la maggior parte, in parte anche con bombe a mano, in parte anche con proiettili di gomma. Hanno ucciso oltre 200 persone. Questa cosa ha provocato, tra l'altro, condanne unanimi, comprese due risoluzioni dell'ONU, che oggi ci potremmo sognare,
I nostri giornali non condannavano così con la stessa nettezza con cui condannano oggi alcune feratezze palestinesi. Questo per dire cosa? Per dire che c'erano delle persone che stavano lì, disarmate, chiaramente disarmate, ok? E che venivano fucilate quando si avvicinavano a meno di 300 metri, sto dicendo delle cose accurate, a meno di 300 metri dalla rete di confine. Non è che dice, sai, ma questi qua stanno per assaltarci, poi assaltarci a mani nude, perché erano a mani nude, questo è iper comprovato, è stato comprovato da qualunque organizzazione internazionale. L'immagine iconica, ricordiamo, era quel ragazzo, un bel ragazzo, giusto per capire anche perché diventa iconica, palestinese a petto nudo con una fionda in mano, quindi evocando anche Davide contro Golia, che è una buona metafora del conflitto israelo-palestinese, e con la bandiera palestinese che sventolava dietro, no? Ed era proprio... Sì, scusami, sì, c'era la fionda, però... No, era per rimandare la memoria. Sì, no, la fionda con una mano, una fionda proprio, cioè, la fionda, quando, quella che... Quando ci hanno provato veramente, scusate, sono arrivati a entrare nelle basi militari. Questa è l'assurdità, cioè... Della, quindi, cosa volevo dire? Da noi la narrazione, questa cosa è completamente dimenticata, viene detto che sostanzialmente viene suggerito che i palestinesi cattivi non dovrebbero fare delle manifestazioni violente fino alla lotta armata, sebbene la lotta armata nel caso dei palestinesi sia del tutto all'interno del diritto internazionale esistente, okay? Ma no, dovrebbero protestare pacificamente, dire beh, trattateci un pochino meglio, cose di questo genere. Sì, qua. Su questo io vorrei dire ma una cosa, fatto perché... per un anno. Sì, no, è vero, ma... Nel 2019, su questo cosa hanno ottenuto? 10.000 feriti? No, su questo, no, vorrei dire una cosa, perché questa... E 200 erotti morti. Sì, però parlando con gente di sinistra, con compagni magari un po' più moderati, non so neanche come definirli, però diciamo con persone sicuramente anche stimabili per molti altri temi, spesso qua la critica è, ah, va bene, hanno tutte che conoscono la situazione palestinese, i palestinesi hanno tante ragioni, bisogna assolutamente risolvere la questione palestinese, non bisogna negarla, eccetera, eccetera, però se tu usi metodi terroristici, se il promotore dell'azione è principalmente Hamas, qua ti poni fuori, diciamo, da ogni possibilità di dialogo, peggiori la situazione del popolo palestinese e diventi un terrorista, e quindi bisogna assolutamente isolarti e prendere, almeno in quella frangente, la prospettiva israeliana. Ora, io a queste persone, non è che non ha senso questo ragionamento, perché come ha detto giustamente figure di sfondo all'inizio, cioè alla fine Hamas è una formazione reazionaria, e nessuno di noi vorrebbe che la causa palestinese fosse rappresentata da Hamas, no? A me è molto più simpatico il Fronte Popolare per la Palestina Libera, preferivo quando c'era Arafat, insomma, per capirci, e quel gruppo dirigente là. Però si tiene con Hamas, questa è la realtà. Esatto, però pratica. Però il punto è che in questo ragionamento, se tu non facessi così otterresti più benefici, si può fare e funziona bene quando non c'è un controfattuale, ma noi questa volta ce l'abbiamo il controfattuale, perché uno è quello che hai citato tu, quando Hamas ha fatto una manifestazione pacifica o semipacifica sono stati massacrati i palestinesi che hanno aderito a quella manifestazione, massacrati, appunto, 10.000 feriti e 200 morti. Ma molti dicono, questa non è la vecchia OLP, questa è Hamas che sono fascisti e quello che volete, va bene, ma la vecchia OLP non è stata trattata diversamente. Io mi ricordo che Arafat è stato trattato, a parte è stato isolato, bombardato, avvelenato, eccetera, ma è stato trattato come un terrorista. E a FAP, ma scusa, se interrompo, hanno fatto terrorismo. Fare la biglia. Scusa,
Arafat, basta ricordarsi Fiumicino nel 73. No, ma no, ok, scusate, volevo dire, è chiaro che allora, tutte le fazioni più deboli prima o poi fanno atti che sono perché fa parte della lotta, della normali mezzi di lotta, della lotta simmetrica. Di tutte le guerriglie, esatto, come faceva Vietcong il terrorismo. Le bombe a Saigon ce le siamo dimenticate. Allora non va bene neanche più i Vietcong. Ci riportiamo gli americani in Vietnam. No, quello che volevo dire è che però è stato delegittimato il metodo dell'OLP in quanto terrorista ed è stato delegittimato l'OLP in quanto interlocutore inaffidabile, ok? Anche se erano arrivati abbastanza vicini a qualcosa che poteva preludere una soluzione, no? Ricordiamo i dialoghi con Rabin, eccetera, eccetera, poi naufragati in buona parte per colpa di Israele. Quindi il punto è, ce l'abbiamo il controfattuale in cui c'erano delle formazioni non fasciste, laiche, come l'OLP, oppure queste attuali formazioni conservative e reazionarie come Hamas hanno usato in momenti specifici diciamo azioni non terroristiche, eppure i palestinesi sempre pallotto le hanno beccato e sempre la battaglia. Ma poi Daniele, la destra israeliana si è costruita il suo avversario. Sì, quello cioè l'ha scelto, che è Hamas, che esatto, è stato finanziato in ottica anti-OLP, e questi sono fatti noti. Esatto, esattamente, per anni e anni e anni, per decenni. Ma io ti devo dire un'altra cosa, Alessandro, guarda che il terrorismo in Palestina ce l'hanno portato i sionisti. E non solo sì, va bene, si figura, lo so, non è quello il punto. Il punto è che il punto di logica, il punto è che la lotta, una lotta di liberazione, ha fra i legittimissimi strumenti, che non vuol dire che se gli strumenti sono legittimi ti può piacere quella fazione, puoi essere d'accordo con quella fazione, sostieni quella fazione, sono due cose diverse. Ritenerlo legittimo e ritenere invece che di appoggiarlo sono due cose completamente diverse, invece tendiamo sempre a sovrapporle. La questione che ti dicevo prima, onestà intellettuale, si manca completamente. Completamente. Ma manca la logica, manca la logica. Ragazzi, manca la logica di base, della logica che negli anni 70 della gente minimamente istruita a dei concetti di sinistra aveva proprio, le trovi nei film. Ho messo io stamattina un film in cui c'era un classico discorso, classico, voi facevate la guerra e facevate gli attentati ai nazisti perché loro ritenevate un regime orrendo che doveva crollare, noi facciamo gli attentati perché riteniamo questo un regime dittatoriale che deve crollare, la differenza concettuale non c'è, poi potete essere d'accordo o non d'accordo, combatterci o non combatterci, ucciderci e ammazzarci, ma concettualmente la legittimità dell'atto c'è. Se no, torniamo alle foibe che erano i terroristi titini, cioè la stessa gente che diceva, difendeva contro la propaganda fascista sulle foibe, proprio dicendo guardate che in un movimento di liberazione certi mezzi purtroppo non stanno a guardare la persona singola ma coinvolgono le masse, purtroppo nelle masse è un po', certe volte è un po' dove coio coio, mica tutti quelli buttati nelle posso una cosa sola, perché allora io parto all'idea che tutti quanti concordiamo sulla legittimità. Volevo, e il fatto che l'appunto che faceva Alessandro è sensatissimo, volevo giusto dire una cosa rispetto a, come dire, che poi è una conversazione parte che ho avuto ieri parlando di una di questa questione. Praticamente diciamo, però noi percepiamo come noi possiamo percepire. Ragazzi, comunicazione di servizio, noi stiamo con il culo al caldo e non ci possiamo in nessuna maniera permettere di dire quali sono le forme appropriate di ribellione che nascono da una persona, da una popolazione, cioè soprattutto parlando di Gaza,
cioè 2 milioni di persone che sono in un campo di concentramento e ma non so, che stanno con ma non sono Gaza, no, aspetta, per... aspetta, 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 no, no, perché per non sta per aspetta, Alessandro, per favore, aspetta, Alessandro, no, perché, per favore, perché sì. Io devo aspettare te invece no. Per onestà intellettuale, diciamolo, a me i nazistelli ucraini mi fanno cagare, ma il diritto di difendere secondo i russi, come cazzo gli pare, ce l'hanno, ci penseranno gli ucraini a dire che non gli va bene i nazistelli, non noi. Alessandro, nessuno sta dicendo il contrario. Io sto dicendo, non sto facendo un altro discorso. No, ma bisogna sottolinearlo di questi tempi. Sì, però è un'altra cosa. Se non ci dicono, ma allora gli ucraini... No, gli ucraini hanno diritto a difendersi. Ok, sì, certo. Ci ho detto... la questione di fondo è che stabilire, cioè io trovo oltremodo risibile che noi, tra l'altro per chi ci ascolta e per il nostro panel, cioè, diciamo per la nostra bolla, tendenzialmente gente di sinistra e cose quant'altro, e considerando lo stato che ha la, cioè lo stato in cui versa la sinistra nell'Occidente, noi ci arroghiamo il diritto di dire quali sono le forme legittime attraverso le quali una popolazione che è costretta in campi di concentramento, ricordiamocelo, fino a ieri con 4 ore di elettricità al giorno, con l'acqua quasi al 100% non potabile, era tipo il 97% dell'acqua non potabile, con un blocco che totalmente illegale dal punto di vista del diritto internazionale, che blocca farmaci, materiali di costruzione, perché cioè, noi facemmo la puntata su Jenin un paio di mesi fa, non ci dimentichiamo le cose, cioè quelli gli israeliani vanno e ogni tanto distruggono, tra l'altro una politica ufficiale che definiscono mowing the lawn, ossia tagliare il prato, cioè costantemente, ciclicamente attaccare e devastare i palestinesi. Arrivati a questo punto, dal mio punto di vista è assolutamente inimmaginabile ipotizzare, premesso che da ieri la politica, ok, Israele taglia completamente acqua, gas e blocca ogni fornitura di cibo a Gaza. E poi ci dice, ah no, ma quella Gaza non è occupata. Scusa, ma se controlli l'accesso di queste cose, l'elettricità, ma il cibo, gli spostamenti, ok, non c'è i militari là dentro, ma è occupata uguale, cioè è la palestiana. Scusa, sì, assolutamente. Cioè, da un punto di vista di diciamo di diritto internazionale, una forza occupante ha il dovere di garantire le necessità di base alla popolazione occupata. Quindi è una cosa, come dire, formale. In ogni allora, caso... Se devi chiudere, chiudi, figure che... Chiudo rapidamente. L'idea che noi ci sentiamo in diritto di dire ah no, però quello hanno... sì, vanno bene se fanno l'azione in una cosa, però se passa uno... E cioè, tra l'altro abbiamo visto che non hanno fatto una strage di civili nelle colonie in cui sono entrate, cioè non è oggettivo, non lo hanno fatto. Aspetta, per cui cioè, non... nelle colonie non lo so, però insomma a quel rave pare di sì, eh? Sì, ok, certo, ma è una situazione assolutamente no, ma è una situazione contingente. Onestamente penso che sia una cosa felice. No, francamente mi metto a piangere perché o condanno l'intera cosa perché cioè tra l'altro onestamente dei rave, cioè gente che fa un rave quando a 50 metri oltre il muro e le torrette con quelli che stanno col joystick a decine di chilometri da casa sparano ai palestinesi, con tutto l'affetto li hanno crepati, ok, magari qualcuno stava là per ignoranza, per cose, io onestamente non piango di nulla. Mo sarò brutale, sarò quant'altro. Certo, sono contento dell'azione. No, ma sti cazzi se io o noi col nostro culo al caldo siamo contenti delle azioni. Cioè, è quella che c'è stata è un'azione di resistenza e francamente noi non siamo nessuno per giudicarne, cioè al netto il fatto che dal punto di vista del diritto internazionale è legittimo,
noi non siamo nessuno per giudicarla o per dare patenti di moralità. Beh, se posso... Scusami se mi sono infervorato, ragazzi, però sapete che è, per me è un argomento fondamentale, per cui... Allora, stavo dicendo, vabbè, qua andiamo su temi complessi, io dovrei dire la mia su un sacco di cose che avete detto, particolare sui discorsi alla legittimità, eccetera. Io volevo dire la mia, perché volevo un attimo dissociarmi da... Perché bisognerebbe fare un distinguo. Se noi parliamo di diritto internazionale, e quindi il diritto internazionale vale per quelli che sono i misfatti commessi dagli israeliani. Ma io non dico che non sia stata una violazione, io mi rendo conto che è stata una violazione, ma non per questo condanno l'intera operazione. Sì, ok, però io stavo per l'appunto cercando di mettere un attimo in ordine le cose, tu stesso sei fervorato, mettiamo in ordine, valgono per tutti le regole del diritto internazionale, ok? Quindi tutti quanti sono soggetti alle stesse regole per chi ha una visione che cerca di essere onesta e informata. Quanto riguarda le persone che stanno andando via da Israele, vorrei ricordare che oltre alle persone che sono andate di propria iniziativa a cercarsi un aereo di linea, è in corso da parte di alcune nazioni un vero e proprio ponte aereo. Ci sono i polacchi, ma ci sono anche i messicani che stanno evacuando tutti quanti ok? Allora, quindi... io scusa uovo, io riprendo, ho 10 minuti che cerco di riprendere la parola da figure di sfondo e ho provato a parlare, allora riprendo la parola e per darla a Manolo, perché io volevo affrontare un ultimo argomento, ma volevo dire prima che se Manolo voleva partecipare ero ben contento di ascoltarlo su questo tema, perché conosco la sua sensibilità, a parte perché è un amico, perché è una persona estremamente intelligente e interessante da leggere, e perché conosco la sua sensibilità su questo tema. Quindi ciao Manolo, buonasera. Ciao a tutte e a tutti. Ciao Manolo. Ciao cari. Ciao cari. No, io guarda, mi inserisco giusto perché figure, mi sembra, parlava di questa cosa del rave, che devo dire che nel complesso, insomma, potete immaginare, io ho un sacco di amici in Palestina, un sacco di amici anche in Israele, e quindi questa cosa mi sta colpendo molto, sono in contatto continuo, insomma, con giù, e devo dire che questa cosa del rave, sebbene trovo insopportabile l'idea che qualcuno pensi di organizzare una festa davanti a un campo di concentramento, e questo, insomma, è come se qualcuno faceva la festa di Alla Balea fuori Auschwitz, insomma, è orribile come pensiero, però lasciar passare questa cosa, se è vero, e adesso bisognerà avere le conferme, che si parla di 260 morti là dentro, di gente totalmente inoffensiva, probabilmente strafatta, che stava lì, io ti parlo da vecchio raver, quindi c'è anche una parte così personale, a me questa cosa non mi piace per niente, ragazzi. Dobbiamo dire chiaramente tutto, questo almeno per quanto mi riguarda è un qualcosa che sporca questa che è un'azione non legittima, di più, e siamo tutti d'accordo su questo, però dovremmo anche essere in grado, dal caldo del nostro divano sul quale, no, dal quale guardiamo le notizie, dovremmo avere anche un po', come dire, quell'umanità. A me i salafiti mi hanno ammazzato un fratello, ok? Vittorio Arrigoni. Quindi l'idea che ho di Hamas è molto precisa, qualcuno diceva prima che è una sorta di democrazia cristiana, tra l'altro in qualche modo argina, ed è vero in parte, per quanto insomma il parallelo faccia sorridere, però non dobbiamo restare umani, dobbiamo restare umani. Questo secondo me è l'imperativo che in questo momento ci distingue dalle bestie che sono questi maledetti che stanno spianando adesso Gaza con... Vi ricordate a me una cosa che mi faceva impazzire? L'arena Sderot, cioè quando quelli si mettevano con le sdraio a guardare i bombardamenti su Gaza, ecco, a me facevano con le bibite, e c'erano pure esatto, a me faceva orrore questa cosa, no? Come mi fa orrore, io ho ricevuto anche insulti, perché quando vedo quando vengono ammazzati dei civili e si festeggia, no, in certi posti anche a Gaza, no, scambiandosi dolcetti, ecco, noi
io vorrei almeno che fra noi restassimo umani su questo piano, non c'è niente da festeggiare quando vengono uccisi dei civili. Questo è un qualcosa, insomma, adesso non vorrei accalorarmi anch'io come qualcuno prima, però volevo solamente mettere questo puntino su questa storia, perché se no è tutto, e poi sul resto sono tutto d'accordo. Una cosa in più, scusatemi se l'intrusione, comunque. No, sei ospite invitato, perché ti stavo per invitare, perché ti vedevo qui. Stavo lì a lurcare, No, tu sei ospite quando vuoi. Ti ringrazio, Daniele. No, un'altra cosa che a me ha oggettivamente fatto effetto è come l'ambasciatore del OLP in UK, quindi adesso non mi ricordo il nome, Amos o qualcosa, avesse fatto, è presente in più, se lo vedete in giro, sta circolando anche con la Manpur, è stato invitato a parlare, e con proprio nessun tentennamento si è affiancato. Quindi io vedo che c'è una grande unità, come diciamo i compagni FPLP, eccetera, e questa non è una cosa di Hamas, la stanno dipingendo come tale perché semplifica, chiaramente, perché è difficile dire i palestinesi si sono rivoltati, è molto più semplice, no? E notiziabile dire che Hamas sia la radice di questa cosa, ma a me sembra un sollevamento. Devi sempre delegittimare, prima come dire foraggiarli, perché insomma vedete, continua, circola un mio post di qualche anno fa dove spiegavo apposta come Hamas fosse di fatto un'invenzione per molti versi del Mossad. Linkacelo dopo. Sta circolando, sai che l'hai pure ritwittato te a un certo punto, era una cosa vecchia. Io sono annunciato banco. Funzione antifronte popolare. Io sono sotto shadow ban, quindi la mia roba non si vede più ormai. Io infatti sto abbandonando X perché odio Elon Musk e tutte queste cose che si vedeva, però adesso un altro discorso. Però ecco, insomma, mi sorprende e da una parte questa unità del popolo palestinese in questa operazione e in un sollevamento che era inevitabile, non era apposta, era solo quando, non era if but when, insomma, questo mi sembra chiaro. Io ti volevo chiedere, ma secondo te perché adesso? Perché adesso? Perché, guarda, insomma, di nuovo, mi sbilancio così, giusto per risponderti. Anche la grande marcia del ritorno, c'era lo spostamento dell'ambasciata, c'era un punto molto chiaro. Diciamo che io ho imparato che in Medio Oriente, anche da noi, però in Medio Oriente ancora di più, riferirsi a delle date, gli anniversari, no, sono tutti messaggi. Il fatto che coincida con lo Yom Kippur non mi sembra una cosa da sottovalutare. Dopodiché dobbiamo guardare alla situazione israeliana e a loro difficoltà. Insomma, il governo Netanyahu comunque ha un'opposizione interna anche dell'ala militare, hanno scelto un momento in cui anche mette in difficoltà Biden, perché aprire un'altra guerra per i democratici significa un casino, ma direi che l'outcome immediato, e mi sembra politicamente molto importante, è la posizione saudita, che si sgancia dai trattati di Abramo. Qualcuno prima lo diceva, lo ripeto, ma mi sembra che nell'immediato l'outcome politico è già un successo da quel punto di vista, no? Non possiamo negarlo assolutamente, perché quei insopportabili trattati di Abramo di fatto alienavano, no? la causa palestinese a tutta una schiera di paesi arabi ormai, diciamo, irrigimentati. Sì, siccome doveva essere l'ultimo tema, poi lo skipperemo. No, non avremo tempo, però volevo dare qualche informazione su cosa stanno facendo gli Stati Uniti, perché questo riverbererà in qualche forma anche sulla famosa guerra mondiale a pezzi, quindi sull'instabilità generale che stiamo vivendo sui diversi teatri in Africa, in Ucraina, nel Caucaso, eccetera. Perché gli Stati Uniti si sono mossi subito, hanno spostato la Gerald Ford, che è la più grossa porta aerei che hanno, era a distanza nel Mediterraneo, l'hanno portata a ridosso sta viaggiando verso Gaza, mettiamola così. Francamente non so che cosa possa servire la Gerald Ford, perché non è deterrente. Non è che c'è una marina, o che non credo che la Gerald Ford si metterà a sparare missili su Gaza come se gli israeliani non ne avessero. Show di forza. Esatto, è più un gesto simbolico.
penso, o al limite magari per discorsi satellitari di AWACS e cose del genere. Appoggio, sì, appoggio intelligente. Esatto. C'è esatto. Un'altra notizia, no, che non so se è confermata, di un B-52 che sarebbe atterrato in Israele. Mi sembra non sia confermata. Comunque, quello che invece è confermato è la volontà, che probabilmente non verrà messa in discussione dal Parlamento, di dare altri 6 o 8 miliardi di aiuti a Israele, che sono quelli che devono andare in Ucraina e non ci andranno. Perché? Perché si sta discutendo dei problemi di finanziamento del deficit negli Stati Uniti e la maggioranza repubblicana al Senato ha bloccato parti delle voci di bilancio, tra cui quelle che andavano in Ucraina. Non solo, gli Stati Uniti hanno promesso più armi a Israele, altra cosa che mi stupisce perché non credo che gli israeliani manchino gli F-16 per andare a bombardare a Gaza e neanche i Merkava, però è stato promesso anche questo. E c'è una razza, Daniele, perché Hamas ha lanciato 5.000 razzi, Hezbollah ce n'ha probabilmente più di 100.000. Quello sarebbe già un allargamento importante se entrasse. Vabbè, però Hezbollah oggi pomeriggio ha dichiarato che non interverrà. Certo, prima degli assassini dei membri dell'incursione nel sud del Libano, però Hezbollah ha dichiarato che non interverrà. Poi, quanto, come dire, questa dichiarazione vada presa sul serio, come dire, esatto. Nessuno di noi gli strumenti per questo avrà ricadute sia sul lato mediatico, perché gli Stati Uniti hanno investito molto sul mettere il conflitto ucraino al centro degli interessi e dell'orientamento politico di tutti i paesi della NATO estesa, occidentali, eccetera. E soprattutto sposterà dei fondi che in questo momento sono mezzi bloccati dal Partito Repubblicano, che dovranno andare in Ucraina perché andranno in Israele, e quindi questo probabilmente è un problema dal punto di vista ucraino, cioè avrà ripercussioni anche sul lato ucraino. Una domanda, l'abbiamo detta che, come dire, l'abbiamo detto che quella roba infame che l'Unione Europea ha bloccato tutti i fondi. Esatto, questa è una cosa da dire. No, facci. Sì, ci stavo arrivando. Allora, l'altra invece che tocca la posizione presa dalla UE, che a parte proiettare la bandiera israeliana su tutti gli edifici di tutti i principali governi e anche sulla sede del Parlamento europeo, ha detto che bloccherà tutti quanti gli aiuti ai palestinesi. Ora, questa è una cosa abbastanza assurda, perché non è che la UE fornisce armi o denaro a pioggia ai palestinesi. La UE, se fa un progetto giù tramite ONG o direttamente, eccetera, lo fa sempre per scuole, ospedali, tutte cose che Israele non può non far passare, perché se facesse cose anche semplicemente dual use, cioè uso militare e non, Israele non le farebbe passare a Gaza. Questo vuol dire che bloccare quel tipo di progetti e quel tipo di finanziamenti erogati, diciamo, in modo specifico, è sostanzialmente una ritorsione verso i civili palestinesi per quello che stanno denunciando, ma l'ha fatto Hamas. E questo è veramente infame da parte dell'Unione Europea. Non so che ne pensate voi. No, tra l'altro rispetto a le forniture su Gaza sono gli stipendi, cioè per esempio sono gli stipendi dei medici che lavorano in ospedale, ma l'Unione Europea è talmente servile agli Stati Uniti e di rimando a Israele, per cui non fornisce forniture mediche, cioè sono meramente gli stipendi. Poi i medici a Gaza si arrangiano con quello che hanno, che tendenzialmente è mercato nero e quant'altro, quindi così. È importante da considerare. Allora, non so se siamo riusciti a fornire questa visione prismatica di quanto è successo, quindi partendo dai fatti militari con Edoardo, che ringrazio, per poi estenderci insomma le percussioni nell'area, nella regione e probabilmente anche nei nostri paesi, perlomeno per quanto riguarda le politiche comunitarie e le politiche della NATO.
Però insomma ci abbiamo provato, magari sarà il caso anche di fare un'altra puntata. Mi scuso con Chef Nutria che saluto, Elia, Benamore, Mimillo e Maila Nigro che saluto e credo di conoscere, per non aver dato loro il microfono, ma oggi siamo già tanti e dopo un po' Twitter crescia e poi dovevamo stare un attimo su certi temi. Ci sono altre pendolarie in cui insomma è più facile intervenire e siamo ben contenti di darvi il microfono. Stasera non era possibile. E quindi poi ringrazio Alessandro Guerani, PMO, figura di sfondo, e Manolo Lupecchini che è stato nostro ospite stasera. E vorrei riprendere quello che hai detto tu, Manolo: da una parte il ricordo di Vittorio Arrigoni, dall'altra Restiamo Umani, che era insomma il suo motto, insomma un po' di vita addirittura. E sì, quindi restiamo umani. E ciao Manolo, grazie. Ciao, grazie a voi, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao a tutti, buona serata a tutti. Ci sentiamo giovedì ancora su Edoardo, riprendiamo il tema di quanto è avvenuto, di quanto avviene in Ucraina, e poi vabbè ritorniamo anche probabilmente su Israele, quando Israele e Palestina, quando si sarà insomma un po' chiarito l'esito di questa situazione. Ciao a tutti, grazie.